macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di Team Legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto amministrativo, contratti pubblici. Andiamo a leggere la motivazione insieme. Per l'ampia preparazione nell'ambito del diritto amministrativo e dei contratti pubblici, con particolare attenzione al settore degli appalti pubblici, servizi e forniture. Per una pluriennale competenza specialistica, maturata con la costante consulenza e per i successi ottenuti dal lavoro di squadra e dal continuo aggiornamento. The winner is Studio Legale Sanalitro Taddei Associati. Saluto con molto piacere Jacopo Sanalitro, partner fondatore dello studio Sanalitro Taddei Associati, che è in collegamento con noi. Ben trovato, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie mille a voi. Le chiedo subito un commento a caldo, perché poi entreremo un po' più nel dettaglio della motivazione che abbiamo ascoltato. Beh, insomma, è una grande soddisfazione per il nostro team, per gli sforzi fatti negli ultimi anni. È il primo anno che otteniamo questo riconoscimento da parte delle fonti, quindi motivo di soddisfazione per l'impegno e i sacrifici che tutti noi e i nostri collaboratori fanno per garantire l'efficienza e qualità verso i nostri assistiti nel servizio di assistenza legale. Ci sono tanti spunti per parlare dell'eccellenza, no? Perché noi premiamo le eccellenze. Non le nascondo che mi ha subito colpito il lavoro di squadra, l'aver messo in rilievo come, insomma, i successi ottenuti siano stati ottenuti grazie al lavoro di squadra, al team. Però l'ha citato anche lei, quindi penso che si possa partire proprio da qui per raccontare un po' quello che è il vostro core business, la vostra mission, insomma. Assolutamente. Diciamo che appunto il nostro settore è il diritto amministrativo e in particolare seguiamo e assistiamo le imprese nell'esecuzione delle opere pubbliche e degli appalti, ed è un settore che di per sé va veloce e quindi richiede un'assistenza pronta ed efficiente. Per questo il lavoro è necessariamente un lavoro di squadra. Perché spesso gli stessi termini, previsti nel processo amministrativo sono talmente brevi che non ci si può permettere nessun ritardo, quindi ci vuole prontezza, massima qualità, e questo richiede necessariamente un coinvolgimento di collaboratori in un lavoro di team, perché soltanto con un lavoro di team e di squadra si riesce a, appunto, raggiungere l'obiettivo della efficienza e della qualità. Esattamente. Senta, cosa è accaduto brevemente, ovviamente, però per capire anche come guardare al futuro in questo ultimo anno, con quello che è accaduto, insomma, ci sono state poste nuove sfide da affrontare? Assolutamente, un anno ovviamente difficile e molto complicato, però direi, insomma, io prenderei gli aspetti positivi che anche in un periodo così drammatico comunque restano, e con l'auspicio che possano essere anche conservati il meglio di quello che abbiamo fatto. Quindi in particolare il lavoro è stato ancora maggiore, perché per una situazione di crisi e di pandemia come questa ha richiesto una produzione normativa molto complessa, e quindi spesso le imprese ci hanno chiesto un maggior contributo interpretativo. Dicevo, gli aspetti positivi secondo me sono proprio un avanzamento rapidissimo della tecnologia in Italia, che era un po' arretrata sotto questo aspetto, e anche per esempio nel processo vediamo che ci sono strumenti di collegamenti a distanza che io auspico che vengano conservati, perché sono proprio quelli che ci consentono di dare quella assistenza efficace e pronta a cui facevo riferimento prima e che gli operatori economici richiedono sempre con maggiore insistenza. Certo, quindi avvocato, come guardare adesso al futuro? Insomma, se ci vuole anche raccontare quello su cui state lavorando, insomma, comunque l'approccio al futuro è quello che interessa soprattutto chi ci segue, no? Perché poi diventano un po' delle ricette sul business sotto vari aspetti. Certo, ora noi ci aspettiamo una ripresa come in tutti i periodi successivi alle gravi crisi che investono il paese, quindi una netta ripresa. Vediamo che, insomma, c'è un gran desiderio di ripartire,
Il nostro studio è attrezzato a tal fine, proprio la situazione di difficoltà in cui siamo stati costretti a lavorare un po' tutti insieme agli altri colleghi fa sì che credo ci troverà pronti nella ripresa e nella richiesta da parte delle imprese e della pubblica amministrazione di una efficienza nella ripartenza che è quello che tutti auspichiamo, diciamo, in questa nuova fase che si apre. Certo, allora naturalmente rinnovandole i miei complimenti, quelli di tutte le fonti, a lei, grazie. Visto che è in collegamento con noi, ma a tutto il team che è a comunque tutto il team in evidenza. Che ringrazio, esattamente. Infatti, assolutamente. Lei ha detto, sì, prego, prego, lo faccio a lei il ringraziamento, che è giusto. No, infatti, un ringraziamento è molto importante sia ai miei soci di studio, sia a tutti i collaboratori, anche più giovani, che hanno consentito di raggiungere questo importante riconoscimento. Esatto. Stavo dicendo, lei ha detto poco fa che è la prima volta, insomma, che ricevete un riconoscimento da parte delle fonti, quindi sa anche che ormai siete nel mirino del nostro osservatorio, giustamente, in quanto eccellenza, perciò ci auguriamo anche di ritrovarvi la prossima edizione degli Awards, insomma bisognerà superare le sfide di cui lei ci ha parlato, però insomma le premesse ci sono, credo. Molto volentieri, assolutamente, ci farebbe piacere, ci impegneremo per mantenere, diciamo, la qualità che ha consentito di raggiungere questo riconoscimento. Ottimo, allora io la ringrazio, ringrazio Jacopo Sanalitro, partner fondatore dello studio Sanalitro Taddei Associati, ricordiamo il premio è quello di team legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto amministrativo, contratti pubblici, complimenti ancora e a presto. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci. A presto.